Allora, Parigini alla fine un punto che diciamo accontenta il Perugia, perché per lunghi tratti la partita si era messa davvero male. Sì, un buon punto, dai. Abbiamo regalato secondo me un primo tempo dove noi eravamo un po' troppo scarichi, basso ritmo e purtroppo abbiamo subito il gol subito, quindi non era facile recuperare il primo tempo. Secondo tempo secondo me è bene, da squadra, aggressiva, a ricercare il pareggio, e così è avvenuto. Siamo contenti e ci teniamo questo punticino. Tutto sommato si poteva correre il rischio, mettendo le due punte, più te, più Lanzafame, di intasare troppo la fase offensiva. Invece questo non è stato, anzi, forse con un po' più di lucidità si poteva anche tentare il colpaccio alla fine. Ma sì, alla fine è il mister che decide, ha deciso così e secondo me ha fatto bene. Secondo tempo lui cercava a tutti i costi il pareggio. Ha buttato tanti giocatori offensivi da fare, diciamo, muscolo lì in mezzo, e abbiamo ricercato il pareggio ed è arrivato. Senti, a questo punto è un punto che, diciamo, dal punto di vista del piazzamento in classifica lo lascia tale quale. Ha vinto il Pescara e questo significa che si è accorciata, quindi bisogna andare a fare il risultato a Latina. Sì, per forza. Questo quinto posto dobbiamo tenercelo stretto, perché in Serie B si fa un attimo a scendere o a salire, quindi adesso a Latina dobbiamo pensare a vincere e a stare lì e a guadagnarci i playoff. Alla luce di quanto è successo oggi, ti aspetti una chance in più per te? No, non mi aspetto nulla. Io mi alleno come sempre e starò al mister a decidere chi sta meglio il sabato. Senti, quanto è difficile partire da protagonista, poi piano piano, insomma, fare solo delle apparizioni, per te che, diciamo, sei anche un giocatore della nazionale italiana, seppure giovanile? Ma diciamo che all'inizio sono rimasto male quando non ho più giocato tanto, però fa parte del calcio. In questa squadra c'è tanta competizione, quindi è giusto che sia così. Il Livorno si è dimostrato sicuramente un avversario all'altezza della situazione, squadra molto esperta che forse si è messa proprio come a voi da fastidio, cioè tutti dietro la palla per ripartire in contropiede. Sì, loro sono venuti qua chiusi e cercando, come ha detto lei, le ripartenze. Noi, ripeto, abbiamo regalato solo il primo tempo perché ritmo basso, e loro hanno preso coraggio e ci hanno fatto gol. Secondo tempo schiacciati nella loro metà campo e alla fine è arrivato il gol di Fabinho. Contento anche per lui, che ci ricercava il gol da tanto, e sono contento per lui. Anche trascinati da un pubblico straordinario. Ma ripeto, il pubblico è da agosto che ci incita così tanto. I punti, i quinti in classifica, secondo me, grazie anche a loro, perché il sostegno dei tifosi è tanta roba. Grazie.